L'indomani della sentenza Ruby, il PDL propone di introdurre nelle riforme anche modifiche alla magistratura, ma non c'era un accordo nella maggioranza di non introdurre il tema della magistratura tra le riforme? Chiarire una volta per tutti questo equivoco. Innanzitutto io in sede di discussione generale su questo provvedimento, quindi già la settimana scorsa ho affrontato il problema che ritengo opportuno che venga inserito anche la modifica del titolo quarto della parte seconda della Costituzione. Questo perché credo che i poteri che verranno dati probabilmente al Premier o al semipresidenzialismo, al presidenzialismo, dovrà rivedere. Sicuramente se dovrà presiedere o meno il Consiglio Superiore della Magistratura, non solo, ma se facessimo come credo il Senato federale, credo che anche i senatori vorranno nominare dei propri rappresentanti alla Corte Costituzionale, il che vuol dire che CSM e Corte Costituzionale dovranno essere necessariamente ritoccati dalla modifica costituzionale. Questo è il motivo per cui credo opportuno inserire tutto il titolo secondo della Costituzione soggetta a modifica. Se poi si vuole specificare che il titolo quarto è nella parte in cui può interessare il primo, secondo, terzo e quinto titolo, noi siamo abbastanza disponibili, ecco, purché vi sia la certezza che si possa intervenire anche sulla parte della magistratura che toccherà sicuramente modificare laddove andremo a modificare, come mi auguro, il presidenzialismo, semipresidenzialismo e il Senato federale. Nessuno spirito vendicativo da parte del PDL. Ripeto, l'ho già detto in sede di discussione quando ancora la sentenza e le sentenze che si succederanno non erano neanche in calendario, quindi credo che va invece valutato da parte di tutti i componenti della Commissione la serietà della proposta.